Sì, grazie Presidente. Oggi abbiamo un menu ricco sulla mobilità, cosa che ovviamente non può che farci piacere e renderci orgogliosi del lavoro che stiamo portando avanti tutti quanti insieme. Con questo atto di indirizzo, questo devo dire forse ancora più utile del precedente, se mai si possa fare una classifica, una scaletta. Però questo sicuramente è molto molto importante, quindi sfido poi chiunque a dire, ad affermare il contrario tra un po', perché con questo atto l'Aula, l'Assemblea Capitolina, che è sovrana, quindi secondo me dovremmo essere tutti quanti, maggioranza e opposizione, felici di discutere di questi temi qui, perché altrimenti magari sarebbero stati discussi nelle segrete stanze della maggioranza. Invece pensiamo che su aspetti importanti come le nuove infrastrutture sia bene e doveroso soprattutto discuterne in aula, quindi ripeto, l'opposizione secondo me dovrebbe esserne felice. Con questo atto di indirizzo andiamo a indicare appunto all'assessore e agli uffici che poi dovranno sviluppare le proposte, quelle che saranno le opere da consegnare al Ministero. Penso sapete tutti che il MIT, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ogni anno fa un bando per i comuni che hanno realizzato il PUMS o che lo stanno realizzando, quindi torniamo anche al discorso che facevamo poco fa, e in sostanza tutti i comuni possono presentare delle istanze, dei progetti al Ministero e cercare di ottenere dei fondi, dei finanziamenti. Lo abbiamo già fatto lo scorso anno, il 31 dicembre, forse proprio il 31 dicembre o qualche giorno prima, 2018, abbiamo consegnato dei progetti fondamentali per la nostra città, li ricordo, le due funivie, Magliana e Casalotti, la riqualificazione e prolungamento e rilancio della ferrovia Roma-Giardinetti, l'acquisto di 50 tram, il tram su via Tiburtina, il tram su via Cavour, il tram su viale Palmiro Togliatti, e spero di non aver veramente dimenticato nulla, ma vado a memoria, mi sembra di no. E quest'anno, proprio anche in un'ottica di programmazione e pianificazione, il nostro obiettivo, sempre con i validissimi tecnici di Roma Servizi per la Mobilità, Roma Metropolitana e il Dipartimento, vorremmo consegnare al Ministero due opere altrettanto strategiche. Una è la tranvia Termini Vaticano Aurelio, anche qui un vecchio progetto che risale a una ventina di anni fa. Addirittura c'è un progetto definitivo pronto per i codici degli appalti dell'epoca che risale circa al 99-2000. Ovviamente questo progetto definitivo, essendo cambiate anche le norme, andrà un pochino riadattato e reso attuale, così da consegnare al MIT questo fondamentale progetto che anche qui, come dicevo in precedenza, non è solamente un discorso di connettere Termini a San Pietro e alla stazione della metro A Cornelia, ma si tratta di un'occasione di riqualificazione e rilancio di una delle parti più preziose della nostra città, forse più unica che rara, perché attraverso il tram riqualificheremmo Via Nazionale, che oggi è una specie di autostrada senza identità, riqualificheremmo Corso Vittorio Emanuele, anche questo uno stradone, ahimè, anonimo e talvolta anche molto pericoloso. Sostituiremmo i tantissimi autobus che oggi, tra l'altro, viaggiano anche a ridosso delle abitazioni, soprattutto su Via Nazionale e Corso Vittorio, con anche quindi delle vibrazioni e disagi per chi abita lì, li sostituiremo, e con delle emissioni, li sostituiremo con un tram che non inquina, non fa rumore, non vibra, perché le moderne tecnologie hanno praticamente azzerato le vibrazioni di un tram, e quindi garantiremo un trasporto pubblico più ecologico, più sostenibile dal punto di vista dell'ambiente, ma anche più efficace, perché i carichi che abbiamo nella tratta dalla stazione Termini a San Pietro sono dei carichi che non possono essere sopportati dagli autobus. A me spesso capita di prendere l'autobus a Via Nazionale, per quanto ATAC faccia il proprio meglio, devo dire che le linee 64 e 40 sono abbastanza regolari, con delle frequenze che sommate sono anche inferiori ai 10 minuti, ma ci sono talmente tante persone alle fermate, ma non perché aspettano tanto l'autobus, perché c'è una forte domanda di trasporto in quell'asse, che è impossibile soddisfare quella domanda con un autobus, e sarebbe molto più efficiente, economico e sostenibile sostenerla con un tram. Banalmente, un tram porta 250 persone, un autobus 100, quindi il conto è presto fatto. Quindi avremo un vantaggio per chi si sposta, ovviamente anche tanti lavoratori oltre ai turisti, un vantaggio anche per chi vive lì, perché vedrebbe quell'area riqualificata, anche per i negozi, perché si aumenterebbe l'accessibilità, che è un pochino, dico sempre, la parola magica delle città, soprattutto in questi tempi, e avremo un effetto positivissimo anche dal punto di vista culturale e turistico. Perché
veramente ogni fermata del tram TVA potrebbe essere un museo. Partiamo dalle Terme di Diocleziano, dove tra l'altro anche qui, sempre per fare rete e sistema, guidati dall'assessore all'urbanistico, si sta lavorando per la riqualificazione di Piazza dei Cinquecento, che sicuramente merita di più rispetto ad oggi. Dicevo, partendo dalle Terme di Diocleziano, passando per i mercati di Traiano, passando per Piazza Venezia, passando per Largo Argentina, veramente avremmo l'imbarazzo della scelta nel capire anche quanta storia, quanti pezzi di civiltà stiamo attraversando. Quindi ecco, la TV è sicuramente un'opera fondamentale da tutti i punti di vista, come dicevo, trasportistico, ma anche oltre. Sarebbe una vera occasione di riqualificazione e di rilancio della nostra città. Ovviamente la TVA non è alternativa alla metro C, non la va a sostituire, ma si va perfettamente ad integrare con questa. L'altra opera che vorremmo consigliare, mi scusi, per cortesia in aula un po' di silenzio, per favore, non riusciamo ad ascoltare, grazie. Grazie. L'altra opera che vorremmo consegnare al MIT entro fine anno è il prolungamento del tram lungo via Cavour e largo Corrado Ricci, lungo via dei Fori Imperiali fino a Piazza Venezia, ricongiungendosi con il tram 8 e quindi creando un passaggio est-ovest da Casaletto a Prenestina senza interessare il nodo di Termini, quindi bypassando il nodo di Termini, passando appunto per Piazza Vittorio, via Cavour, largo Corrado Ricci e via dei Fori Imperiali. Anche questa sarebbe un'ottima occasione di riqualificazione per via dei Fori Imperiali, che non devo certo descrivere io. Illustrammo questo progetto in commissione ormai qualche tempo fa e anche la stessa sovrintendenza diede un primo parere di massima favorevole anche per iscritto a questa ipotesi progettuale, ovviamente realizzando un tram senza linea aerea, ma oggi la tecnologia lo consente. Dicevo, anche lì sarebbe un'ottima occasione di qualificazione. Pensiamo magari a quel tratto di via dei Fori Imperiali, come avviene nelle città del nord, completamente pedonalizzato e con un tram che lo attraversa e che si integra perfettamente con lo spazio urbano, anche se così delicato e prezioso. Quindi diciamo, questo è il contenuto del provvedimento. Direi, ancora lo dico con una battuta, è sicuramente un provvedimento molto utile, perché in questo modo diamo degli obiettivi precisi agli uffici e ai nostri tecnici sui quali lavorare, e delle scadenze per questo bando, questi bandi che ogni anno fa il MIT per i finanziamenti, che originariamente scadeva il 30 settembre, ora scade, per fortuna la scadenza è stata prorogata al 31 dicembre, e quindi anche con un emendamento andremo ad integrare questa scadenza. A proposito di emendamenti, lo anticipo qui, abbiamo pensato anche un emendamento, visto che il tema della metro C si sta, diciamo così, evolvendo e sbloccando, un'idea, poi la discuteremo, è anche tramite un emendamento di provare a consegnare al Ministero, ad ottenere la parte restante dei fondi, il progetto della stazione della metro C di Piazza Venezia. Fondamentale ovviamente proseguire la metro C, fondamentale fare una stazione a Piazza Venezia che sia integrata anche con la futura linea D, per tornare al contenuto dell'atto che abbiamo discusso poco fa, e quindi questo sarebbe un'altra aggiunta a questo atto di indirizzo, a questo elenco, diciamo così, che vorremmo consegnare al Ministero, sicuramente di profonda importanza e valore. Grazie.